Ultimo giorno a Milano. Non voglio più andarmene. Puntato fuori il sole. Posto stupendo. Meritato gelatino. Relax a Parco Sempione. E si torna verso casa. E dopo una cena epica abbiamo anche una colazione epica con frutta e torte, muffin, toast, ancora frutta e latte macchiato, insomma, chi più ne ha più ne metta, fantastico davvero. Buon appetito, buongiorno. Cosa fai? Da maleducati. Ultimo giorno a Milano, dobbiamo già tornare a casa. No, non voglio tornare indietro, sì, sta troppo bene, questa stanza è troppo bella. Niente, ci trasferiamo qui. Basta, è deciso. Non voglio più andarmene. Che facciamo? Possiamo restare? Aiuto. No, adesso cominciamo a fare le valigie. E poi ci dirigiamo al colloquio che devo fare. E poi giriamo un po'. Credo che pranzeremo nella zona dei Navigli, che non ho mai visto, ma ho molta voglia di andarci. E poi nel pomeriggio, se non piove o cose del genere, andiamo a Parco Sempione, che anche questo non l'ho mai Scusate. Anche questo non l'ho mai visto, però mi piacerebbe molto stare un po' lì rilassata, visto che ieri abbiamo camminato un sacco. Quindi oggi facciamo una giornata un po' più relax. Lavoro e relax insieme. E poi si torna verso casa, tutto Non arriviamo in quarto d'ora. top. Andiamo! È tutto mimetizzato. Puntato fuori il sole. Vai così, va bene. Finally. Finally. Infatti c'è un caldo assurdo. Via tutte le giacche. Grazie mille. Meritato gelatino, da-dam, nocciola e stracciatella, e l'altro è yogurt fior di panna. latte e yogurt, giusto? Ok, buon appetito, cin cin, mix di gusti. Mai un equilibrio terribile che... Oh mamma, ma che voli, non lo so. Bravissimo. Mamma mia.
un po' di relax a Parco Sempione. Parco Sempione. Parco Sempione. Ta-da. Oh, non c'è neanche qua. Cosa, la maglia nel video? Ti giuro, non c'è. Pantaloncini, non ci sono neanche. I problemi nella vita. Milanese Lozzo, è stato un viaggio davvero molto bello e produttivo perché ho fatto una cosa diciamo utile per il lavoro. Ho avuto modo di stare un po' con Lele, fare un mini viaggio con lui e di vedere una città che mi piace sempre tantissimo, l'adoro. Io e Lozzo andiamo a Nanna, sono esausta e domani c'è scuola, oh mio Dio. Il bello è che io sto 3 giorni a Ferrara, poi devo ripartire per la Germania per andare alla premiazione per quel famoso video che stavo filmando per un progetto scolastico 3 mesi fa. Abbiamo vinto il premio a livello europeo, scioccante davvero. E quindi andiamo in Germania per 5 giorni, non mi ricordo. In questi giorni è un po' tutto una cosa... Ah, vi spiegherò meglio. Comunque intanto buonanotte sogni d'oro. Tra scuola e viaggi, video e relazioni dello stage da fare. Comunque, buonanotte sogni d'oro e grazie per essere venuti con me in questa avventura che è stata davvero indimenticabile. Buonanotte e sogni d'oro.